Ragazzi, bentornati. Oggi parleremo di cocktail audio. Abbiamo a disposizione sia l'X50D, quindi la versione senza DAC incorporato, e momentaneamente abbiamo un PS Audio, sia l'X45, che è diciamo la new entry della famiglia cocktail audio, quello che va a sostituire l'X40, con appunto il DAC integrato. DAC che comunque rimane escludibile per eventuali upgrade, ma sistema all in one, quindi lettore CD, possibilità di rippaggio dei dischi, streamer da qualsiasi abbonamento abbiate, appunto di streamer tipo Tidal, Qboz o Spotify, radio, radio DAB, radio internet e porta USB, ovviamente hard disk opzionale con la possibilità di scegliere la capacità di immagazzinamento e ovviamente telecomando e applicazione dedicata per essere comandato, appunto. Adesso ci avviciniamo e vediamo nello specifico tutte le funzioni di questo prodotto. Sul pannello frontale in alluminio troviamo quindi il lettore CD con meccanica slot in, che appunto ha sia la possibilità di leggere normalmente il CD, sia la possibilità di ripparlo, ovvero sia di registrarlo sull'hard disk opzionale interno, hard disk opzionale che può essere anche di dimensioni molto generose. C'è una presa per cuffia, una porta USB, oltre poi comunque le porte che sono anche sul retro dell'apparecchio, e un ingresso ausiliare mini jack, e il tasto di accensione e il sensore del telecomando. C'è un grande display che mi fa vedere tutte le informazioni e la manopola per muovermi nel menu dell'apparecchio. Può essere utilizzata la manopola o il telecomando. Nuovo cocktail audio X45, quindi il suo punto di forza è il nuovo doppio DAC integrato. Parliamo di un doppio convertitore ESS Sabre 9018 a 32 bit 384 kHz per riprodurre in maniera nativa tutti i formati DSD, MQA e tutti i formati quindi ad alta risoluzione. È in grado di leggere e di riprodurre sia con lettura diretta o in streaming via rete tutti i principali formati audio di tipo lossless in standard PCM e DSD, anche in alta risoluzione fino a 32 bit 384 kHz, come i file FLAC HD, i WAV HD, i DSD e i DXD. Ora vediamo il pannello posteriore dell'X45. Partendo da sinistra troviamo l'interruttore di accensione e spegnimento, dove poi comunque davanti abbiamo lo standby. C'è comunque quindi un interruttore di accensione e spegnimento con il cavo di corrente, con quindi la presa IEC. Dopodiché appunto abbiamo le uscite digitali. L'uscita digitale abbiamo sia l'uscita XLR, sia l'uscita digitale ottica, sia l'uscita digitale coassiale. Nella parte sopra invece abbiamo la parte delle uscite analogiche. Questa differenza è data sia perché con l'uscita digitale possiamo avere la possibilità, qualora ce ne fosse bisogno, tramite un upgrade o comunque tramite un nuovo sistema che potrebbe uscire, utilizzare un DAC esterno e quindi uscire in digitale in modo che l'X45 non diventi mai obsoleto, e far diventare l'X45, oltre a un sistema all-in-one, tramite le uscite bilanciate o sbilanciate, quindi XLR o RCA, hanno la possibilità di essere sia con uscita di volume fisso che variabile. È una scelta che possiamo fare nel menu, nel display frontale, quindi possiamo andare con il telecomando a scegliere
l'uscita fissa o variabile, fissa qualora lo colleghiamo a un classico impianto con un amplificatore integrato, piuttosto che un pre-finale che ha già un suo volume, o se vogliamo far diventare lui un preamplificatore, possiamo tranquillamente utilizzare le uscite variabili. Continuando, abbiamo l'uscita USB di tipo B, in modo tale da poter utilizzarla per un PC. Gli ingressi digitali, sempre ASXLR, digitale ottico, digitale coassiale, quindi possiamo entrare anche con una sorgente esterna e utilizzare il DAC del cocktail audio. L'antenna per il DAB e l'FM. E poi ci sono due ingressi analogici, uno analogico classico RCA e uno sempre in RCA, ma addirittura fono. Nell'ingresso fono, come dice appunto la parola stessa, possiamo collegarci un giradischi di qualsiasi genere, e abbiamo la possibilità di registrare tutti i nostri vinili nel cocktail audio. Quindi nell'hard disk interno o nella pennetta USB, secondo quello che preferiamo, possiamo fare le copie dei vinili a cui teniamo di più, quelli che magari vogliamo utilizzare di meno per non rovinarli, quelli che vogliamo digitalizzare per portarli tramite la pennetta USB in macchina o insomma portare in giro. E appunto abbiamo la possibilità di trasformare il disco in vinile in un formato WAV, che poi potremmo andare a rinominare, quindi farci tranquillamente la copia del nostro disco in vinile o dell'ingresso analogico e trasformarlo appunto in digitale. Entrambi gli ingressi hanno una sensibilità di ingresso che è selezionabile. Per quanto riguarda l'ingresso fono, quindi abbiamo un ingresso fono che è MM, ma in realtà potremmo utilizzare anche un fonorivelatore MC con un'alta sensibilità, andando poi anche ad aumentare la capacità di ingresso appunto dell'ingresso fono. Troviamo poi la porta Ethernet per collegare il cocktail audio ad internet. Collegandolo ad internet, che possiamo farlo appunto incablato con la porta Ethernet o utilizzare il dongle wifi in una delle uscite USB, abbiamo diversi vantaggi. Il primo vantaggio è quello di poter accedere ad internet e di conseguenza alle copertine di tutti i vari dischi che andiamo a rippare e a immagazzinare, quindi nel nostro hard disk. È opzionale la scelta della copertina del disco, ma è poi esteticamente molto interessante. Un altro vantaggio della connessione internet è quello di poterlo comandare tramite l'applicazione proprietaria della Nova Tron, dove ho la possibilità di di comandarlo, di vedere tutta la musica all'interno del cocktail audio che ho immagazzinato e di farlo funzionare appunto come streamer audio. È uno streamer dove posso utilizzare qualsiasi streamer a cui sono abbonato, come Tidal, in particolar modo in Tidal HD o Spotify o tutti i vari streamer in commercio. Continuando, c'è una porta HDMI in uscita dove posso collegare il cocktail audio appunto a un TV. Collegandolo a un TV, posso vedere tutto ciò che è sullo schermo anche sulla televisione. Quindi, se ho tutta la mia discografia rippata sull'hard disk, posso vedere le copertine, fare poi le varie ricerche per album, per genere musicale o per artista e insomma divertirmi con tutta la musica in mio possesso. C'è un'uscita USB audio e poi ci sono due porte USB, oltre a quella frontale che abbiamo visto prima. Qui ora non è montato, ma c'è lo slot per un hard disk. L'hard disk che può essere di una capacità massima fino a 8 terabyte, e può essere da 2,5 o da 3,5, e supporta anche gli hard disk SSD. Quindi, se voglio avere una maggiore
qualità, una maggiore affidabilità e posso utilizzare anche un hard disk di tipo SSD. Abbiamo visto alcune caratteristiche del cocktail audio, probabilmente alcune le avrò dimenticate perché è veramente multifunzione. Non ho detto, per esempio, lo schermo da 7 pollici, molto grande, molto bello, che ci permette di visualizzare tutte le informazioni, la possibilità di andare a scegliere la qualità di rippaggio dei miei CD, quindi varierà poi di conseguenza ovviamente la capacità dell'hard disk. Le funzioni sono tante, il prodotto è molto interessante, può essere utilizzato in tante tante situazioni differenti. Vi invito in negozio per vederlo di persona, per provarlo e poi portarlo eventualmente a casa. Grazie a tutti.